Sia lodato Gesù Cristo. Molti di voi non hanno il messalino, per le norme non diamo i libretti, i foglietti, ma questa è l'occasione per imparare ad avere il messalino, no? Dopo anni di cura statale della Chiesa nel dargli il foglietto della messa. E quindi molti di voi non avranno capito l'epistola che dà la chiave di lettura di tutto. È la seconda lettera di San Paolo ai Corinzi, e parlando di se stesso dice: Dio, il quale ci ha dato la capacità di essere ministri di una nuova alleanza. San Paolo, sacerdote, vescovo, apostolo, vescovo, dice: siamo ministri di una nuova alleanza, non di quella della lettera, ma di quella dello spirito. Perché la lettera uccide, mentre lo spirito dà la vita, comunica la vita. Ministri di una nuova alleanza, non della vecchia. Dove vediamo la nuova alleanza se non nella messa? Permettetemi di fare un'applicazione particolare alla messa, che è il vertice della vita cristiana, perché ne discendono tutte le conseguenze che farete voi, perché in qualche minuto non è possibile dire tutto. Il sacerdote della nuova alleanza celebra il santo sacrificio della messa, che è esattamente il sacrificio del Calvario, e offre la vittima divina, Gesù Cristo, uomo Dio, ed è un reale sacrificio. Gesù è in stato di vittima sull'altare, corpo e sangue separati. L'abbiamo detto tante volte, occorre ricordarlo. Quindi il rito della messa è il vero e unico santo sacrificio. È lo stesso sacrificio del Calvario, cambia la forma, è offerta senza l'effusione del sangue, ma è lo stesso sacrificio. Questo è il sacrificio della nuova alleanza. Il sacerdote è fatto per questo, sia nella sua pienezza, che è l'episcopato, il vescovo, sia nel gradino inferiore, che è il presbiterato, il sacerdote, il prete. È tutto questo, perché l'offerta di Gesù, uomo Dio, basta al sacerdote questo? No! Se voi andate a vedere il rito di ordinazione, è chiesto al sacerdote di offrirsi vittima. Non basta offrire la vittima divina, ma deve offrirsi lui il più possibile unito alla vittima divina, cioè Gesù Cristo realmente presente nella specie del pane e del vino, corpo, sangue, anima e divinità sull'altare in stato di vittima. È qui il segreto della nuova alleanza, ministri della nuova alleanza, quella dello spirito, perché la lettera uccide, l'antica alleanza voluta da Dio con il popolo ebreo aveva il sacerdozio, sì, aveva i sacrifici, sì, quello di gioventi, tori, no? Conoscete bene, le prescrizioni erano indicate da Dio attraverso Mosè, ci sono le prescrizioni dei sacrifici dell'antica alleanza, come ci sono le prescrizioni
del sacrificio della nuova alleanza. Il rito della messa chiede di fare certe cose, ma non basta. Il sacrificio dell'antica alleanza era perfetto? No, era una immagine di ciò che doveva venire. Era nello spirito? No, per questo è Dio ha posto fine a quell'alleanza, fine a quel sacrificio. Gli ebrei non hanno né più il sacrificio né più il sacerdozio, non hanno neanche più il tempio. Perché è finito tutto per volontà di Dio? Perché deve emergere il sacrificio della nuova alleanza, ma che è non secondo la lettera ma secondo lo spirito. Ritorno a questo: il sacerdote non può solo dire correttamente la messa, deve offrire vittima in sacrificio se stesso, in unione alla vittima divina. Questo è il ministero secondo lo spirito, perché lo spirito della vita, la lettera, uccide. Ecco perché Gesù inventa questa parabola dove c'è il sacerdote che passa e non si cura, e dove il samaritano si prende cura. Per spiegare quello che ha detto prima, io so che adesso pensate, ho seguito tutti i malati, sono andato a visitare, sì, queste sono domande giuste, morali, ma c'è una domanda più grande: hai offerto te stesso, Dio? Hai consegnato la tua vita? Cosa devo fare per avere la vita eterna? Gli chiede questo: ama il Signore di tuo con tutto il tuo cuore, con tutta la tua, con tutta la tua forza, con tutta la virtus, con tutta la tua forza. Non calcolare. Consegna la tua vita perché sia offerta in sacrificio con quella di Cristo. Questo è il ministero secondo lo Spirito. Non è non stare alle regole della messa. Voi sapete, a fine anni 60, chi ha un po' di anni se lo ricorda, e anni 70, con questa scusa che bisogna seguire lo Spirito e non la lettera, è venuto fuori un guazzabuglio nella Chiesa, di cui oggi raccogliamo neanche più le macerie, la polvere delle macerie. Ma non è questo. Dio indica le prescrizioni, la messa ha un'origine divina, apostolica. Seguiamo la messa degli apostoli, ma non è scatenarsi nelle proprie fantasie, vivere secondo lo spirito, ma è offrire se stessi in unione il più possibile perfetta con la vittima divina. Capite come cambia tutta la parabola? Se no stiamo ancora a dire, quello gli chiede chi è il mio prossimo, e il Signore ribalta e gli dice chi è stato il prossimo, fa così. Chiedeva a chi doveva curare, il Signore dice sì, tu così. Cioè offri, sii libero, offri nello spirito la tua vita. Non calcolare, non misurare. Questo è essenziale per chi segue la tradizione. Permettetemi un'attualità per noi, perché se non si arriva al ministero dello spirito, la lettera uccide. Infatti, chi anche per anni segue la messa tradizionale e vuole che la Chiesa ritorni sui suoi passi, ma non arriva a consegnare la propria vita, prima o poi se ne va, protestando normalmente perché le cose non erano come pensava lui. Il problema è che non c'è stata questa consegna della vita. Allora, questo è vero per il sacerdote, ripeto, il sacerdote che celebra deve offrire in unione la vita. Ecco perché la vita del sacerdote deve essere diversa da quella dei fedeli. Ecco perché c'è il celibato.
Ecco perché c'è una vita separata, perché deve essere, siccome è alto il compito, deve essere aiutato a non essere troppo immischiato nelle cose del mondo, voi capite? Che di polvere ce n'è tanta, e di fango ce n'è tanto. Allora, se si può preservare il sacerdote da qualche lotta in più è meglio. Così è poco consegnare la sua vita, deve avere una vita di preghiera intensa, anche per intercedere, ma anche per poter compiere in prima persona la sua offerta. Ma questo, fratelli, è vero anche per voi, perché c'è un sacerdozio comune, se ne è parlato tanto negli anni del Concilio. Cos'è il sacerdozio comune? È salire sugli altari e scimmiottare il prete? No! Povera Chiesa, avevano una bella intenzione nel sottolineare il sacerdozio. Sacerdozio comune, che cos'è? Che tu devi offrire il tuo sacrificio, cioè devi offrire la tua vita in unione alla vittima divina. E lì il sacerdozio comune, no, l'hanno fatto diventare una ricerca di ruolo. Chi fa le letture, chi fa qui, perdonatemi questi ricordi lontani ormai per me, stai celebrando il tuo sacrificio, stai fermo al tuo posto nella vita, vivendola con Gesù il più possibile in modo unito. Se uno fa così diventa, arriva, non dico a essere un beato, ma sicuramente arriva a una eroicità di virtù, perché è fermo al suo posto anche quando le cose in casa si complicano, anche quando diventa difficile, ci sono sofferenze fisiche, morali, malattie, incomprensioni, uno fermo, fedele al Signore, pregando tanto, stando fedele al suo compito. È lì che ti aspetta il Signore. Chi vive invece tutto alla lettera, quando arriva il dunque, non c'è più. Che serve confessarsi se poi non si offre la vita? Che serve fare la comunione se non offri la vita? Se quando si evidenzia la necessità tu non ci sei, perché devi pensare ai tuoi mali. Siamo tutti tentati di essere così, ma dobbiamo aiutarci, dobbiamo offrire noi stessi, offrire noi stessi. Domandiamo questa grazia. Ministri di una nuova alleanza, non quella della lettera, ma quella dello spirito, perché la lettera uccide mentre lo spirito comunica la vita. Questo è vero per il sacerdote, ripeto, questo è vero per voi secondo il sacerdozio comune, che è diverso, di natura diversa, ma è nell'offerta di sé il più possibile unita all'offerta di Gesù Cristo che si compie la salvezza. Questo è vero per tutta la vita terrena e poi si conclude nel momento estremo dove materialmente siamo chiamati a consegnare la vita. È talmente evidente, è sotto gli occhi di tutti che è così l'esistenza umana. Aiutiamoci a vicenda per non dimenticare questo. Allora sarà una vita più serena, più leggera nel senso meno pesante, meno piena di recriminazioni, in tutta semplicità, con una fede profonda. Vissuta personalmente e condivisa. Sia lodato Gesù Cristo. Deus, in